Durante i vostri viaggi avete sicuramente visitato moltissimi monumenti, avete magari fatto anche delle lunghe code per entrare all'interno di qualcuno, ma sapete quali sono i monumenti più visitati al mondo? Oggi vi svelerò la classifica dei primi 10. Saranno decrescente da quello meno visitato al più visitato, quindi partiamo subito. Ma prima vi lascio alla sigla. Io sono Cassandra, sono la fondatrice del travel blog Viaggiannata Alta. Potete trovare sul sito www.viaggiannatastalta.it, su Facebook, Instagram e qui su YouTube con il nome del blog Viaggiannata Alta e su Twitter con il mio nome e cognome Cassandra Testa. Numero 1. Taj Mahal in India con 2,5 milioni di visitatori all'anno. Il Taj Mahal è uno dei monumenti più famosi a livello mondiale dell'India, si trova solamente ad Agra. E fu realizzato dall'imperatore per ricordare la moglie che morì durante il parto del loro 14° figlio. È un'opera architettonica musulmana molto particolare e nel 1983 venne inserito tra il patrimonio dell'UNESCO. Addirittura dal 2007 fa parte delle meraviglie del mondo moderno. Piramidi di Giza in Egitto con 3 milioni di visitatori l'anno. Chi non conosce questi famosi monumenti? Le piramidi di Cheope, Chefren e Micerino sono le opere più conosciute in Egitto e la piramide di Cheope è l'unica sopravvissuta delle sette meraviglie del mondo antico. Alhambra, Spagna, con 3 milioni di visitatori l'anno. Il complesso di palazzi a Granada, in Andalusia. Si tratta di un'antica città murata che occupa la maggior parte del promontorio su cui si erge. È stata dichiarata patrimonio dell'umanità ed è il monumento più visitato di tutta la Spagna. Statua della Libertà, Stati Uniti d'America, con 4 milioni di visitatori l'anno. La Statua della Libertà di New York è Liberty Illumines the World, la libertà illumina il mondo. È stato un dono dei francesi e degli americani per la celebrazione dei 100 anni della dichiarazione di indipendenza, 2 luglio 1776. E si tratta di uno dei monumenti più importanti conosciuti a livello mondiale. Colosseo Italia con 5,6 milioni di visitatori l'anno. Chi non conosce il nostro Colosseo di Roma, meno male che è stato inserito all'interno di questa classifica. Si tratta di un antico anfiteatro realizzato in epoca romana, ma sicuramente ovviamente tutti già lo conoscerete. Nel 1980 è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e fa parte delle sette meraviglie del mondo moderno. In origine il suo nome era Anfiteatro Flavio per la dinastia Flavia che lo costruì. Il nome Colosseo venne in seguito a causa di una statua, il Colosso di Nerone, che venne posta accanto al teatro. Lincoln Memorial, Stati Uniti d'America, con 6 milioni di visitatori l'anno. Lincoln Memorial di Washington, Stati Uniti d'America, è un monumento in memoria del famoso presidente Abraham Lincoln. Venne inaugurato nel 1922 e può essere visitato 24 ore su 24. Tour Eiffel, Francia, con 7 milioni di visitatori l'anno. Quando si pensa alla Francia, in particolare a Parigi, il primo monumento che viene in mente è sicuramente la famosa Tour Eiffel. Questo magnifico gigante, eretto in occasione dell'Esposizione Universale del 1889, è diventato subito uno dei monumenti più famosi a livello mondiale. Sydney Opera House, Australia, con 7,8 milioni di visitatori l'anno. Saprai di quanto sono innamorata dell'Australia e trovare uno dei miei monumenti preferiti all'interno di questa classifica è sicuramente una grande soddisfazione, un grande orgoglio. È stata dichiarata patrimonio mondiale dell'UNESCO ed è uno degli edifici più famosi sia a livello dell'Australia che anche a livello mondiale. La grande muraglia cinese, Cina, 9 milioni di visitatori l'anno. Nel 1978 venne dichiarata patrimonio mondiale dell'UNESCO. La Grande Muraglia Cinese è costituita da una lunghissima serie di mura che si estendono in una vasta area della Cina. È lunga ben 8.851 km. Venne costruita a partire dal 215 a.C. per opera dell'imperatore Qin Shi Huang. Spero che si pronunci così. Ed ora siamo giunti al momento di scoprire qual è il monumento più visitato al mondo. Secondo me non lo dimenticherete mai. Notre Dame di Parigi, Francia.
13,6 milioni di visitatori l'anno. Sono sicura che non avresti mai detto che questo monumento situato a Parigi fosse il più visitato al mondo. La cattedrale di Notre Dame ospita ben 13,6 milioni di visitatori ogni anno, aggiudicandosi il titolo di monumento più visitato al mondo. È ubicata nel centro della capitale francese e, come tutte le chiese in Francia, appartiene al governo ed è stata assegnata alla Chiesa Cattolica. Rappresenta una delle costruzioni gotiche più apprezzate a livello mondiale e dal 1991 è stata dichiarata patrimonio dell'UNESCO. Ti è piaciuta questa classifica dei 10 monumenti più visitati al mondo? Fammi sapere qui sotto nei commenti quale hai già visitato o quale ti piacerebbe visitare. Io ti aspetto qui sul canale con un nuovo video sulle curiosità e sulle mie avventure. Al prossimo viaggio!